Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti i telespettatori di TRC in questo martedì per il secondo appuntamento di una nuova settimana con Sport Live sempre in diretta fino alle ore 16 al termine della nostra trasmissione oggi andrà in onda la differita del match, dell'ultimo match di Supercoppa della Fortitudo giocato e vinto a Cremona, partita che replicheremo anche alle ore 21, sempre questa sera. Eh, Supercoppa, semifinali venerdì alla Sega Freddo Arena. Il sorteggio si è tenuto oggi a mezzogiorno. La Virtus è stata accoppiata a Sassari sarà la seconda semifinale ore 20.45 alle 18 il match tra Milano e Venezia domenica alle ore 18 la finalissima, la Virtus dovrebbe eh, recuperare Teodosic che già oggi potrebbe tornare ad allenarsi, si allena il Bologna a Casteldebole Bologna che è entrato nella settimana eh, di lavoro che porterà al posticipo di lunedì sera contro il Milan per la prima giornata del nuovo campionato di Serie A, 370-3195 Up. Oggi però apriamo la trasmissione, lo faremo un paio di volte questa settimana e anche la prossima eh, settimana con una prima tranche eh, perché noi spesso anche nel corso di questi mesi di lockdown ci siamo soffermati però sull'attività dello sport professionistico ma c'è una grandissima attività dello sport di base, dello sport dilettantistico che ha ugualmente bisogno e necessità. Di ritrovare pian piano i suoi ritmi e il suo percorso. E per quello che riguarda l'ente di promozione sportiva della WISP, che noi seguiamo sempre con grande attenzione, questa partenza eh, la si è cercata e la si è anche trovata. Siamo felici oggi di poterne parlare in questa prima tranche con Marco Bergonzoni, che è il responsabile del Calcio WISP di Bologna. Ciao Marco e grazie per essere qui con noi ciao Andrea, grazie per lo spazio un saluto a tutti i telespettatori Poi, insomma tu davanti alle telecamere con, con l'ambiente hai una certa frequentazione beh un non pochino, un eh, pochino. Va, lo, insomma non, non c'è bisogno di presentarti più di tanto nel tuo ruolo, nella tua mansione Marco, la notizia credo che sia positiva e lo si possa eh, dire anche con l'aiuto eh, delle immagini che ci avete, ci avete fornito. Ringrazio per questo Nicola Fornasari, responsabile di comunicazione della Wisp. Siete ripartiti, intanto, con la Supercoppa a Mola Controfumo. Guarda, devo dirti che il lockdown è stato lungo, eh, la, mh, la ripresa non era così scontata proprio perché. Eh, dopo tanto tempo, con tutti questi protocolli che ci sono, eh, c'era chi aveva messo anche in preventivo di non riuscire a ripartire. Invece sabato siamo riusciti a Sala Bolognese. Per questo ringrazio il, la società Real Sala Bolognese che ci ha fornito l'impianto per giocare questa Supercoppa eh, a ripartire. Secondo me è un segnale molto positivo per per tutto l'ambiente siamo il la prima diciamo come ente di promozione ma anche a livello dilettantistico anche la federazione ancora non è eh, non è ripartita con i propri campionati neanche con la coppa diciamo che questa è stata la prima manifestazione di calcio adulti eh, dopo, dopo la quarantena eh, ed è stata una grande emozione oltre che eh, un lo sforzo organizzativo non indifferente per quello che riguarda il seguire appunto questi, eh, questi protocolli di sicurezza perché la gara si è svolta eh, in tutta sicurezza. Devo dire la verità. Queste sono le abbiamo proprio viste alcune immagini della partita. Eh, di sabato scorso, è chiaro che al netto di quello che è stato l'evento agonistico in sé, no? ecco io proprio volevo soffermarmi anche su questo che tu hai in parte anticipato, grande sforzo a livello eh, organizzativo ma evidentemente tutto bene e non era scontato che, che accadesse Sì esattamente, guarda devo dire quest'anno eh, ci sono dei protocolli che come WISP abbiamo redatto per poter svolgere questo tipo di manifestazioni ovviamente eh, c'è il triage all'ingresso di tutti gli con eh, la misurazione della temperatura, anche se noi diciamo ai giocatori di provarsela prima di venire sì. al campo per non creare dei disguidi, uno se la prova a casa non ha la febbre quindi può mettersi in viaggio, poi se la sfortuna vuole che... Se gli, che gli viene si altri, quando arriva in spogliatoio, poi quando io, io, arriva io. proprio all'impianto, insomma eh. non, non ci possiamo fare nulla, però, esatto. ehm, E poi dopo quando uno è lì si igienizza le mani, porta l'autocertificazione, molto importante questo per, eh, che attesti che non ha avuto sintomi eh, riferibili al, al Covid eh, negli ultimi giorni e poi dopo si può entrare, ci sono spogliatoi contingentati non si può più entrare tutti insieme eh. Eh, nello spogliatoio come prima, si fanno i turni in caso di uno spogliatoio solo per squadra, eh, si riesce invece per quegli impianti come questo qua di Sala Bolognese, ci hanno fornito più spogliatoi per una singola squadra e quindi siamo andati, eh, di devo dire, molto bene. Un eh, protocollo che naturalmente vi comporta delle restrizioni e delle, delle difficoltà, ma sono insidie che naturalmente tutti siamo ancora... Eh, portati in Siria sono norme che siamo tutti ancora portati a dover affrontare, però è giusto far passare un messaggio eh, chiaro e allo stesso tempo sincero, non forzato. L ci si può riuscire, cioè non forse essere ancora eh, nella normalità a cui tutti speriamo di arrivare il prima possibile. Però, insomma, in vista anche della ripartenza del campionato. No? Le iscrizioni ci sono ancora più di 15 giorni per farlo. Si può fare calcio. Eh, a livello professionistico sappiamo come, sappiamo perché, anche a livello WISP, non solo a livello WISP, in maniera tranquilla, sicura e serena. Guarda, eh, lo ripeto, l'ho detto spesso anche alle nostre squadre, quelle che ci telefonano per chiedere informazioni, ecco, non eh, quest'anno ci vuole pazienza: esatto. ci vuole pazienza, eh, bisogna capire che la situazione non è come quella degli anni scorsi, e quindi se eh, aspettare 10 minuti per fare la doccia, eh, perché la, la squadra diciamo ci vogliono dei turni è una cosa troppo gravosa per eh, le squadre. Noi consigliamo eh, non venite, cioè non fatelo, perché quest'anno è una cosa diversa. Però, come dicevi. Si può fare, ci vuole disponibilità, ci vuole pazienza, tanta forza di volontà, eh, però devo dire che le squadre per esempio che hanno partecipato alla Supercoppa mi hanno raccontato di una grande emozione, eh, di essere tornati in campo dopo, dopo tanto tempo e eh, pian piano stiamo sentendo tutte le società, si stanno tutte organizzando con questo protocollo, quindi tutti gli impianti sono pronti per far svolgere la partita secondo le norme e quindi sì, è vero si può fare anche in questa, in questa stagione si può fare calcio e ci si può divertire non solo calcio a 11 ma anche calcio a 7 calcio a 5, insomma stiamo riaprendo tutto e come state vedendo questa è proprio la vostra homepage del vostro sito, sì. non solo il calcio ma naturalmente anche tante altre discipline stanno, stanno ripartendo e davvero hai fatto bene a sottolineare eh, l'emozione dei protagonisti che sabato scorso hanno giocato la Supercoppa è un'emozione che stiamo un po' ritrovando tutti quanti nei, nella nostra rispettiva eh, quotidianità, eh, quotidianità. E quindi, perché non eh, volerci credere da subito, ripeto, nella maggior sicurezza possibile quella che sicuramente Marco e tutti gli altri responsabili sono in grado di garantire e a maggior ragione a testimonianza di quello Marco che ha appena detto io direi che possiamo andare anche a sentire quello che è un rapido estratto delle parole che hanno rilasciato i capitani delle due squadre che si sono contesi la Supercoppa e anche il responsabile degli arbitri perché non dimentichiamo il protocollo vale per tutti. Sicuramente anche gli arbitri devono portare l'autocertificazione anche gli arbitri eh, devono avere spazi contingentati all'interno degli spogliatoi e soprattutto Soprattutto. Eh, loro sono praticamente la WISP quando vanno sul campo certo. perché non sempre ci sono tutti i dirigenti i rappresentanti della WISP durante le partite sono gli arbitri quindi certo. gli arbitri sono a conoscenza dei protocolli li fanno rispettare eh, devo dire che ho trovato grande disponibilità da parte di tutto il nostro comparto arbitrale questo è molto molto eh, importante allora andiamo a sentire proprio un estratto delle parole dei due capitani di AMOLEF1 Roberto Dall'Olio e Emanuele Ghini e di Michele Amorini responsabile arbitri WISP Bologna, sentiamo come si sono trovati sabato scorso. Ma ci sentiamo un po' come il primo giorno di scuola, finalmente si riparte, eh, ci siamo anche allenati abbastanza duramente, la squadra è sempre stata pronta. Eh, è un bel segnale, secondo me, per l'Italia, per lo sport, per la Wisp. Che sia una delle prime gare ufficiali, è molto, molto bello. I eh, ragazzi non hanno mai la pensato la di non ripartire, abbiamo sempre pensato positivo. E, e il mio bella mister, bella il nostro mister, bella nel bella parlare, ha ritirato fuori le convocazioni, erano datate il 22 febbraio e gli è venuto un brivido, quindi è stato molto bello, molto positivo. Ma qua è stato tutto perfetto: siamo arrivati, ci hanno provato subito la febbre, abbiamo fatto le FM. Siamo um, igienizzati le mani, sempre con le mascherine, poi ci hanno indicato i nostri spogliatoi, quindi sette persone per ogni spogliatoio, tutto perfetto direi. C'è tanta voglia di riniziare, e i, ragazzi, i tre ragazzi che sono disegnati oggi, eh, Poggi Polini, Cairoli e Iperti, non vedono l'ora di iniziare, un po' come tutti, e speriamo che sia un buon viatico e che insomma sia di buon auspicio per la stagione. Durante il lockdown siamo riusciti anche a fare eh, proprio sfruttando le tecnologie che oggi ci sono a disposizione anche degli incontri online dove abbiamo condiviso le nuove circolari, eh, ci siamo trovati proprio per prepararci anche psicologicamente a questo inizio e sono sicuramente fiducioso che oggi faremo una gran bella figura e anche per la stagione che verrà eh, daremo sicuramente il meglio. L'hanno fatta la bella figura. Sì, l'hanno fatta. Devo dire fatto. che c'è stato anche un episodio un po' eh, particolare dove un calcio di rigore è stato poi dopo tolto dall'intervento del dell'assistente che aveva visto meglio dell'arbitro. Senza, eh, senza var. Si fa senza meglio var. anche senza var. Sì, si riesce a <ride> giocare anche senza var, anche se devo dire che per noi a livello amatoriale la cosa del var ha creato qualche problema perché le squadre quasi si aspettano che succeda qualcosa se che possa co qualcosa. Co correggere l'eventuale errore dell'arbitro. Invece noi purtroppo giochiamo sul campo e arbitriamo. Dagli sul quella campo. risposta. Se il var lo usano come lo usano in Serie A è meglio non utilizzarlo e fare come, come viene fatto anche sui vostri purtroppo campi Purtroppo in Serie A... In tutta, in tutta Europa sì, ho, visto, ho visto delle partite anche nel resto d'Europa veramente clamorose quella del Paris Saint Germain per esempio l'altra sera è eh stata sì, veramente scandalosa è proprio, è proprio così, beh insomma abbiamo sentito davvero queste testimonianze belle, mi ha fatto particolarmente piacere sentire la prima di Roberto Dall'Olio, il capitano dell'Amola quando ha detto l'ultimo referto di gara per noi era datato il 22 febbraio ed è stata un'emozione ha ragione, io nel mio piccolo Pensare che ieri è ripartito TRC Sport che era fermo dal 14 marzo scorso, sei mesi esatti, è stata comunque anche questa una cosa eh, che ti fa capire e eh, che ti fa sperare che davvero questa eh, graduale ripartenza ci possa portare all'obiettivo che tutti speriamo di raggiungere il prima possibile, cioè insomma, il ritorno alla normalità il al poterci abbracciare poterci salutare poterci anche spintonare insomma in senso sportivo naturalmente sempre e non, e non aggressivo speriamo davvero che possa essere così abbiamo detto marco eh, iscrizioni ancora aperte giovedì cioè dopodomani parte il precampionato a 12 squadre eh corretto? sì assolutamente sì perché per le squadre che eh, l'anno scorso hanno avuto il campionato fermo dal lockdown abbiamo voluto eh, per quelle che sono riuscite ad allenarsi in queste settimane, perché non tutti gli impianti hanno riaperto in tempo per poter giocare questo precampionato, e abbiamo avuto una buona partecipazione, perché sembra poco, ma 12 squadre in settembre eh, non è così scontato eh, averle, eh, sono gironi di master e di seniores, se le nostre due categorie e la vincente avrà un, eh, un premio diciamo, eh, simbolico perché sarà praticamente la prosecuzione del campionato che abbiamo sospeso con il, con il lockdown quindi vogliamo ah. eh, dare la possibilità a queste squadre di non gettare eh, tutto quello che è stato fatto l'anno scorso non abbiamo... Eh, chiuso sostanzialmente i campionati, come abbiamo visto fare anche in federazione, per esempio, abbiamo preferito tenerli, eh, tenerli aperti per dare la possibilità alle squadre eh, di eh, proseguire, di concludere un percorso che era iniziato, iniziato l'anno scorso. Per me, anche quello è stato un segnale e ho visto che la partecipazione è stata massiccia, le squadre che non sono riuscite a partecipare è solo perché hanno avuto eh, l'impianto chiuso fino all'altro giorno De quindi certo. non hanno partecipato per mancanza di allenamenti sulle gambe ma se no sarebbero venute molto volentieri che sappiamo naturalmente la difficoltà nel reperire attualmente impianti anche all'interno di istituti scolastici e non solo essere un problema ma non, è, non può eh, naturalmente essere il nostro primo argomento di, eh, di discussione eh, Marco tra giovedì e sabato quindi giusto? Sì, giovedì, questo... sabato, e lunedì. Lunedì. Lunedì, sabato lunedì. e lunedì. Perché ovviamente ogni squadra ha il suo giorno di, di gioco come campo di casa, alcune il giovedì sera. Eh, mi viene in mente il Fossolo in questo momento, sì. che è una squadra che, mh, che gioca il giovedì, la Ciamarucca gioca il sabato, insomma, eh, l'Amola che abbiamo visto è una squadra che gioca il sabato, eh, lo United gioca il lunedì, insomma, dipende da, da quando la squadra di casa. Eh, al campo perché noi abbiamo praticamente giochiamo durante tutta la settimana tranne la domenica e ogni anche qui fare i calendari insomma gli intrecci eh, non, mani, è, mai, non è mai una cosa non è mai una cosa semplice anche perché calcio a 11 calcio a 7 futsal fe, femminile misto cioè, chi più ne ha più ne metta, cioè, sì, giornate piene per te? Quest'anno abbiamo, abbiamo voluto fare le cose, le cose in grande perché mh, abbiamo visto che eh, la richiesta comunque di giocare c'è. Ecco la richiesta di giocare c'è. Eh, il misto è una novità, è una novità di, di quest'anno. Eh, credo che sia soprattutto il messaggio molto importante eh, che venga da questo, da questo campionato: ovvero eh, la possibilità veramente di giocare. Allora, innanzitutto, è un calcio a sette misto: ci sono tre maschi, tre femmine, e il portiere è libero a seconda di, uno, di come preferisce schierarlo. Ma grazie alla tessera alias che è ehm, una tessera Wisp per eh, le persone transgender in transizione e che ancora non hanno scelto la loro eh, identità sessuale, che ancora sono diciamo, in un periodo... Eh, particolare c'è la possibilità di scegliere in questo campionato se giocare o con i maschi o con le femmine. Quindi ah. eh, siamo molto contenti di poterlo, di poterlo eh, presentare questo, questo campionato. Infatti, facciamo anche un appello a tutte le associazioni: abbiamo già avuto diverse eh, associazioni che ci hanno telefonato. Eh, sono molto contento della risposta che sta avendo questa, questo progetto. E a fine ottobre partiamo. L'obiettivo è sei squadre, non è così semplice perché è una cosa nuova ma secondo me ce la faremo perché il progetto è interessante, è inclusivo e può avere una buona risposta. Perdono una domanda che forse può essere banale, l'iscrizione al misto preclude la possibilità di iscriversi a un altro? Assolutamente no. no. Uno può anche avere no. una doppia sono, collocazione. Uno fa la tessera per giocare nel misto e poi eh. dopo con la stessa tessera gioca anche nel calcio 5 okay. femminile, nel calcio a 5 maschile. Abbiamo delle squadre che fanno entrambi i campionati. Ah, ecco, Quello perfetto. non è okay. eh, non preclude assolutamente nulla, anzi, eh, ci crea qualche piccolo problemino, perché ovviamente il, il campionato di calcio a 5 non può giocare la squadra in contemporanea eh, anche certo, con il misto chiedevo, certo. ma ci sia giusta con i calendari per fortuna so, siamo sempre noi tanto come è una cosa du... che devi fare tu è lo stesso gruppo di lavoro è lo stesso gruppo di lavoro con Alberto Paganelli certo. e Federica Terranova è il nostro gruppo di lavoro che fa i calendari certo. e quindi devo dire che è molto semplice riuscire a incastrare tutto quanto nel caso de deleghi a loro le cose sì, complicate sono insomma. bravissimi sono esatto. bravissimi di una grandissima disponibilità e quindi Riescono a, 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 a tenere tutto bene sotto controllo, Marco. Allora lanciamo un nuovo messaggio a tutti coloro che insomma sono così, gli manca solo quel briciolo di convinzione per dire: Sì, dai, partecipiamo anche quest'anno oppure iniziamo a partecipare iscrizioni dove come quando fino al 30 settembre fino al 30 settembre le iscrizioni sono su calcio wispbologna.it ehm, è la nostra mail della WISP comunque sul sito trovate wispbologna.it trovate tutte le eh, informazioni eh, io perché giocare a calcio? Io credo che il divertimento eh, sia una delle componenti fondamentali della nostra vita. Eh, è giusto andare a lavorare, ci mancherebbe altro, eh, è giusto eh, stare in famiglia e ci mancherebbe altro, ma credo che un po' di svago eh, non possa che far, che far bene. Oltretutto, giocare a calcio fa bene anche alla salute perché ti fa fare un po' di attività fisica. Quindi, credo che per quelli che sono un po' titubanti, Posso consigliare, venite a vedere da fuori perché sono partite a porte chiuse. Eh, da fuori le recinzioni non potete entrare, <ride> diciamo. Ma venite a vedere le nostre partite, venite a vedere come si svolgono eh, i protocolli di sicurezza, come vengono attuati e capirete che dietro c'è un lavoro, c'è un tentativo di fare tutto nel massimo della, eh, della sicurezza. E, e poi in campo ci si diverte come prima. Assolutamente, perché le regole almeno quello, non non del gioco non sono, non sono cambiate. Eh, Marco, io ti ringrazio, la mia curiosità, visto che insomma, abbiamo avuto anche la possibilità eh, nel, negli anni passati di disquisire anche eh, di tematiche di calcio professionistico, questo Bologna ti piace? Ah, il Bologna mi piace tanto, piace? So, sì sì perché devo dire che non guardo mai gli amichevoli pre-campionato perché... Beh, queste due hai fatto bene a non guardare. Ho fatto bene, vero? Per fortuna sì. era in contemporanea con la Supercoppa, Coppa, sì. quella Meglio. con e quindi Bravo. non ho avuto problemi <ride> di... Eh, <ride> però io guardo, guardo avanti, logicamente è una squadra molto giovane, è una squadra che ha un centrocampo super intrigante, io sono un grande fan di Scouten perché... È eh, un giocatore che mi piace tantissimo. Spero che quest'anno possa avere la sua definitiva consacrazione. Eh, manca uno che faccia gol, di fianco a Barro. Non può fare tutti Barro. Palacio è bravissimo, ma non è un bomber. Eh, Dal vostro campionato qualcosa può, <ride> può essere utile o ancora un po' prestino? No? Guarda, devo dire che c'è un ragazzo dell'Amola che mi ha impressionato l'altro eh. giorno. Però magari è un po' prestino, meglio di Santander. Però sicuramente, e coi piedi è meglio. E coi piedi è meglio. Marco, grazie davvero, grazie mille, in bocca al lupo, buon lavoro perché naturalmente ci sono tante cose da fare, ma per fortuna che ci sono nuovamente tante cose da fare, da organizzare. Grazie a Marco Bergonzoni, eh, noi torneremo a parlare di Wisp con esponenti Wisp eh, nel corso di Sport Live fra due giorni, giovedì sempre in diretta, ora noi ci fermiamo per il primo break pubblicitario e rientro naturalmente... Torneremo a parlare di calcio, Bologna e di basket e iniziando a leggere tutti i vostri sms e Whatsapp che stanno continuando ad arrivare, tra poco sempre in diretta, grazie. Nuovamente in diretta con Sport Live è bello, almeno per me è molto molto bello poter vedere e leggere davvero negli occhi di coloro che praticano sport a livello dilettantistico, non professionistico, la voglia, la passione del poter ricominciare, anche se questo comporta degli, degli importanti sforzi e per certi versi anche inediti. Però insomma è bello e noi, come trasmissione di approfondimento sportivo, soprattutto locale bolognese ma non solo, eh, abbiamo avuto e abbiamo il piacere di poter dar spazio anche eh, allo sport di base e a tutti coloro che hanno voglia di praticare sport eh, a, qualunque livello, a qualunque livello e anche con questa grande novità del calcio Misto Wisp che vi ha presentato. Eh, Pochi minuti fa proprio Marco Bergonzoni. Come detto, torneremo giovedì a parlare di Wisp. Ora ci concentriamo nuovamente su calcio e basket, su Bologna, Virtus e Fortitudo. Lo Bologna si allena a Casteldebole. Non c'è Medel, lesione al semimembranoso. Due settimane ancora ai box per il centrocampista eh, cileno e si inizierà a testare la squadra anti Milan. Grande curiosità, naturalmente, anche per vedere il Milan nei preliminari di Europa League. Eh, contro lo Shamrock eh, per capire che tipo di squadra potrà affrontare il Bologna lunedì sera a San Siro. È ovvio che eh, questa eh, quest anomala fase di ritiro e questo anomalo calendario delle amichevoli potrà condizionare sicuramente la prima parte di campionato. Neanche un mese e mezzo fa finiva eh, il torneo della scorsa stagione. Il Bologna ha giocato due sole amichevoli contro Feralpy, Salò così così e contro Entella. Mm queste le immagini, Malino, Malino. Speriamo ovviamente di poter assistere ad un Bologna e di poter vedere un Bologna già più in palla lunedì. Ecco, se a San Siro lunedì sera sbagli gol di questo genere, torni a casa che ne prendi 4. Speriamo, speriamo che ciò non capiti. Ricordiamo sempre che ci sarebbe anche da interrompere prima o poi quella striscia di 33 partite consecutive ufficiali di campionato con almeno un gol subito dalla squadra rossoblu. Ci sono ancora però sei giorni che ci separano dal match. Il Bologna oggi tornerà ad allenarsi, come detto, rigorosamente, a porte chiuse. Si giocherà invece, davanti a poco più di 2000 spettatori la Final Four di Supercoppa, una Final Four di Supercoppa che è stata presentata oggi nella tarda eh, mattinata già all'interno della Segafredo Arena, che è praticamente pronta. È pronta, è stata allestita a tempo di record, ospiterà la Final Four di Supercoppa, ospiterà tutte le partite casalinghe della Virtus nella prossima stagione, che con il campionato dovrebbe partire partirà, diciamo, per il momento, il 27 di settembre. E per la Virtus in Eurocup già il 30 di settembre ci sarebbe il primo impegno in Lituania. Queste sono immagini invece dell'ultima gara di, eh, del Girone contro Reggio Emilia, che è stata giocata all'Unipol Arena. Il passaggio con brivido alla Final Four da parte della squadra di Sasha Djordjevic che sarà in panchina perché. Eh, la giornata di squalifica che gli è stata comminata è stata commutata in eh, eh, ammenda, e quindi Giorgiovic sarà regolarmente in panchina. Io però direi di andare a leggere: l'accoppiamento è quello di Sassari, è eh, Virtus Sassari, eh, Galanda e Abbio, eh, due vecchie bandiere di Basket City, e se non sbaglio ancora Galanda, sicuramente sì, credo anche Picchio Abbio, attuali consiglieri federali, eh, hanno estratto eh, le quattro palline. Eh, con i loghi dei quattro club, eh, mandando la Virtus ad affrontare Sassari, mentre Milano e Venezia, venerdì alle ore 18, si affronteranno nella prima eh, semifinale. Domenica alle 18, la finalissima per assegnare il primo eh, trofeo. Luca Baraldi, amministratore delegato della Virtus, ha detto: Benita la Sega Freddo Arena, si può vedere il basket in sicurezza, naturalmente nel rispetto degli attuali protocolli, che si cercherà un attimino di. Posso dire alleggerire, poi il termine non vorrei che venisse equivocato. Alleggerire non vuol dire fare le cose con più leggerezza. Alleggerire vuol dire consentire sempre in sicurezza di avere qualche margine di manovra in più per favorire l'afflusso e l'accesso degli appassionati all'interno del palasport. Vedremo se. Se questo succederà, ci sono tanti incontri fra i club in questi 10-12 giorni, giorni che ci separano poi dall'inizio ufficiale della nuova stagione. In questa Virtus, dopo Teodosis, per me Wims, ci viene scritto, è l'uomo chiave per dare equilibrio alla squadra. Poi vedo un Gamble spento e invece un Hunter in crescita. Nell'ultima partita abbiamo visto questo. Però, ribadisco sempre, pensate anche solo alla scorsa stagione. A tutto. I mesi di settembre di precampionato di basket. Noi a metà settembre ogni anno abbiamo sempre detto e continuavamo a dire: sì, ci sono questi test precampionato, il campionato inizia fra due o tre settimane, con calma la condizione arriverà. Questo deve valere anche, anche quest'anno, sebbene si siano giocate finora delle partite ufficiali e già nel prossimo weekend si assegni il primo torneo ufficiale. E quindi Gamble. È normalissimo che possa essere un po' più spento e Hunter in crescita. Però ti chiedo: a te che hai mandato il messaggio senza firmarlo, l'Hunter dei due derby ti era piaciuto? Il gamble del primo derby è match winner. Eh, quindi dipende da partita a partita. Secondo me è difficile poter fare dei, delle valutazioni eh, totalmente attendibili. Quello che, su cui concordo è Wims un uomo cruciale di questa squadra. È rimasto per essere l'ala titolare di questa squadra perché il suo è un ruolo cruciale all'interno all della squadra. Candy potrebbe diventare un Belinelli, mi viene chiesto. Me lo auguro per Leo. Dovrebbe crescere molto dal punto di vista fisico. Non ha 27 anni, ma non ne ha neanche più 20. E deve crescere. Eccolo qua, Leo, ragazzo squisito e giocatore che con la Virtus nell'ultima partita ha fatto vedere davvero ottime cose ma oggi dovessi scommettere che può diventare il nuovo Belinelli prima gli mettiamo 10 kg di muscoli in più addosso poi vediamo innanzitutto complimenti a Martino le sue squadre giocano bene davvero si è visto l'anno scorso dove ha portato dove ha portato una fortitudo non trascendentale. Consiglio prima di tutte le partite: dica Leo Candi che sta per giocare contro la Virtus, così passerà da 4,4 punti di media ai 18 che ha segnato nelle ultime contro, eh, contro la Virtus. Grazie per questo eh, messaggio. E poi arriva un messaggio, diciamo che è una foto da, dal contenuto politico, che ovviamente non. Non c'entra tanto con il contesto e con i contenuti di questa, di questa trasmissione. Poi me ne arriva un'altra di foto. Eh, sto lavorando a questo progetto, e, ma anche qui faccio fatica. Mauro il Virtusino, ah, benissimo. Mauro il Virtusino Bolognista scrive che siamo tornati. Grazie. E ci scriveva che a Fanano non ci aveva visto negli ultimi due giorni e che senza Sport Live lui non può stare. E, e quindi, Mauro, siamo da te. E grazie per la segnalazione ed evidentemente per la problematica risolta. Perché il Bologna non prende lasagna? Beh, c'è il nostro Enrico Bonzanini che domani tornerà, e che ci prova in tutte le salse a, a, a solleticare e sollecitare il Bologna su lasagna, ma, ma lasagna non arriva e non arriverà. Poi qui c'è Paolo che scrive: Che strano, con Sassari la più debole del lotto, sorteggio pilotato. Eh, non facciamoci mettere i piedi in testa dalla Virtus, eh, no Paolo dai, non arrivare a pensare determinate cose anche sui derby, no Paolo no, perché se poi è così, con, cioè, Paolo sostanzialmente sospetta che ci possa essere anche stato qualche accordo fra le due squadre nei due derby, ma Paolo eh, uno, se, se ci sono degli accordi non si arriva all'ultimo tiro per, eh, per rispettarli, ma poi ripeto, visto che non ci sono... Eh, ma, ma perché bisogna arrivare a pensare male tu dici a pensare male spesso ci si azzecca lo diceva, eh, ma, non, ma non si va da nessuna parte onestamente in questo, in questo caso e sul sorteggio dici sorteggio pilu, pilotato ma perché cioè, non... no, non sono d'accordo Mirko da Castel San Pietro Terme scrive per il basket come la cosa io però Marco faccio fatica a rispondere a questo messaggio, perché per il basket come la cosa non, non è sufficiente per dare un'interpretazione al tuo messaggio. Ah! Vi ho detto di Candy Bellinelli in precedenza di un SMS, ne arriva un altro, dove? Non si arriva a Bellinelli, ma insomma, il paragone è sempre di un certo livello. Vedo in Candy il nuovo Basile, quando vede la Virtus si trasforma. Beh, sicuramente Sicuramente Leo nelle partite con la Virtusi Supercoppa ha giocato bene Dobbiamo anche riconoscere e ricordare Che per Locandi questo è il terzo anno di un importante quadriennale Che ha sottoscritto con Reggio Emilia Dove nelle prime due stagioni Leo, diciamo una stagione e mezza Perché l'ultima si è giocata solo per metà Leo ha fatto vedere e alternato cose buone A cose ancora eh, che palesavano un, un po' di inesperienza del giocatore è ovvio che se Leo diventa stabilmente regolarmente quello che abbiamo visto domenica sera all'Unipol Arena, beh insomma, chapeau, chapeau, chapeau. Al momento, direi più però un Basile, tanta roba, eh. Rispetto a un, a un Belinelli, dunque, vendere, vendere, vendere non è un bel segnale. Sono io che sbaglio a pensare male. Comunque, fino alla fine, forza Bologna, scrive Tex, la Tex finora vendere chi? Adesso sono stati piazzati i giocatori in prestito, Falletti alla Ternana, Santurro, eh, Falcinelli. Sono questi i giocatori che sono, che sono usciti. Quindi io direi che non penso che ci sia da arrivare a pensare male successioni di giocatori che non si sono concretizzate. Perché se mi, di, chi, di chi mi vuoi parlare tu quando mi dici vendere... Eh, capisco, non saranno ancora arrivati i giocatori importanti. Attenzione però a De Silvestri eh, perché non è, non è stato annunciato. Ma noi lunedì sera a De Silvestri lo vedremo in campo a San Siro. Eh, io sono convinto che possa essere un innesto molto importante per il nostro, eh, per il nostro Bologna. Eh, per il resto, ancora ribadisco, fino alla noia ci sono 25 20, 23, quelli che sono da arrivare al 5 di ottobre, giorni ancora per fare per fare mercato, in uscita sì, ma anche in entrata. Poi lo sappiamo che non potranno essere spese cifre faraoniche perché bisogna anche avere rispetto, rispetto per quello che è stato l'impatto del Covid per le aziende di Gioia Saputo. Uno potrà dire, eh beh... Eh, eh, è lui che si deve mettere dei problemi, eh, che è uno dei paperoni, uno dei 280 uomini più ricchi al mondo, e forse neanche il 280esimo. Eh, non ci dovremmo mettere noi dei problemi per lui, ma il rispetto per una situazione che adesso eh, lo porterà a non poter eh, spendere determinate cifre, glielo dobbiamo, glielo dobbiamo sicuramente. Mi sa che per la salvezza in Serie A di basket ci sarà una bella tonnara. Allora, ho visto molto bene Pesaro in questo precampionato, in questa Supercoppa. Cremona credo che soffrirà, Cremona e Virtus Roma, le ultime due a essersi iscritte, potranno fare sicuramente, potranno fare sicuramente fatica, tante squadre però vanno poi ancora, vanno ancora valutate. E. Vedremo, vedremo. Insomma, c'è ancora tempo naturalmente per fornire determinati giudizi. Andrea, la Fortitudo farà delle amichevoli da qui all'inizio del campionato? Non mi risulta, non mi risulta che ci saranno amichevoli nelle prossime due settimane da parte della Fortitudo. Poi, ah, era per gli amatori del basket. Mirko la Castel San Pietro Terme mi scriveva per gli amatori del basket. Evidentemente per la WISP, ma ne parleremo, ne parleremo perché naturalmente eh, c'è anche un trofeo, credo, in. Eh, eh, via di definizione in partenza il trofeo Nettuno per eh, la Wisp, e ne parleremo giovedì, ne riparleremo tra, tra due giorni. Allora, Gianca scrive: eh, Che tristezza questi aquilotti abbia riferito ai sospetti per il sorteggio eh, di Supercoppa. Eh, vabbè, dai. Allora, tedeschi, se non fossi della Fortitudo. Penserei che tifi Milano, ma vesti armani? Scherzo comunque sei una persona mol, molto competente, grazie di cuore, le scarpe sì, ma credetemi, è del tutto involontario, non mi interessa la moda, non mi frega proprio niente. Ma perché devo ti fare? perché mh, hai il sospetto che se non fossi la Fortitudo ti farei Milano? No, no, nella maniera più assoluta, assolutamente, assolutamente no. Guarda, ti posso dire la verità, ti posso dire la verità. Al netto della Fortitudo, L'unica altra squadra per cui tifo di palacanestro eh, sono i Los Angeles Lakers, solo, solo per loro. E poi c'è forse un derby in arrivo, e eh, anche lì, quindi io non mi faccio mancare nulla, perché stanotte gara 7, Clippers Denver, anche se Denver ha recuperato dall'1 a 3 al 3 pari, e quindi... Eh, stanotte lo spareggio potrebbe decretare il derby in finale di conference in California tra le due squadre di Los Angeles oppure eh, Nicola Jokic eh, contro eh, LeBron James non sarebbe, eh, non sarebbe male più contro Antonio Davis che contro LeBron James dal punto di vista di confronto individuale però insomma vedremo, ma se non è fortitudo per me è, è Los Angeles Lakers, assolutamente allora eh, <ride> Ho fatto questa obiezione già un'altra volta. I mai goduti, termini che a Bologna ogni tanto torna a essere rispolverato, eh? i mai goduti, se il Bologna prendesse Messi e Ronaldo, direbbero che sono vecchi. Ah beh, se prendi Ronaldo quello che giocava nell'Inter, è vecchio, sì, è anche fuori forma. Eh? Tu ti riferisci a lui? Ti riferisci? No, ovviamente no. Eh. La storia del mai godutismo a Bologna e tra i bolognesi... A radici lontane e vi devo dire la verità: i primissimi tempi era un termine che mi dava un fastidio incredibile, perché era abbinato a chi in quell'epoca sosteneva comunque il lavoro fatto da Gioia Copina, che nel momento in cui si è concretizzato poi il passaggio di quote a Gioia Saputo è diventato improvvisamente per tanti la peste. Vorrei ricordare: io sono un grande sostenitore del Bologna di Gioia Saputo. Eh che sono qui ancora a dire a tutti quanti santo saputo perché altrimenti rischiamo di tornare in difficoltà serie. Allo stesso tempo, però, voglio anche ricordare a tutti coloro che troppo presto si sono sbarazzati e dimenticati di Gioita Copina che se non c'era all'inizio Gioita Copina sapete nelle mani ancora di chi sarebbe stato il Bologna, sapete che probabilmente la Serie A l'avremmo vista con il binocolo Sapete che probabilmente saremo ancora qui a commentare le partite con l'Entella, non come se fossero degli semplici amichevoli, ma come se fossero delle partite di campionato. Quindi, ok, con Tacopina è finito in quel modo, ma Gioia Tacopina è stato molto, molto, molto utile la sua presenza a Bologna e al Bologna. Mio punto di vista, poi, ognuno la può pensare come vuole. Da Virtusino tutti si aspettano la finale con Milano. Sì vabbè ah ho capito la puntualizzazione su Armani no 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 credimi io attento a look per l'amor del cielo anzi è una cosa che mia moglie mi rimprovera sempre di non essere attento a look, quindi assolutamente, assolutamente no mi fa piacere che tu lo dica ma non è, non è onestamente la priorità con cui, sveglio, con cui mi sveglio la mattina sì è vero che tutti si aspettano la finale con Milano e allora Sassari ieri ha faticato molto con eh, Pesaro ma Sassari sapeva di poter perdere fino a 15 lunghezze per raggiungere la final four, però pesa, la pesaro di re pesa bene. Eh. Non me l'aspettavo così. Una buona supercoppa per i Marchigiani. E in una gara secca tutto può accadere, ma insomma, io la finale Milano Virtus la vedo. Venezia da underdog, cioè da outsider, può fare lo sgambetto a Milano? A questa Milano, no. Eh, a quella che si è vista in Supercoppa no. Eh, la Venezia che ho visto contro Trento ieri, no. E poi signori. Eh, lo abbiamo visto per Illicis nell'Atalanta. Ieri sera Austin Day ha scritto su Twitter, ha twittato due post eh, eh, relativi alla depressione. Io non so se perché Austin Day, che lo ricordiamo, è, eh, ha dovuto superare il Covid, lo ha superato. Eh, se Austin Day è in questo momento mh, in difficoltà, perché ieri ha giocato davvero molto male, anche per questo motivo. Però sono stati tweet eh, particolari. Naturalmente mi auguro e ci auguriamo che Ostin eh, Day ritrovi la serenità eh, che un campione come lui mh, merita. Eh, è uno spettacolo poi vederlo giocare. È ovvio che insomma, una Venezia con uno Stin Day al 100% è una cosa, Venezia con uno Stin Day in condizione eh, parziale è inevitabilmente tutt'altra tutt cosa. Eh, Matte Dazzolo, io sono super virtuosino. Ma se la Fortitudo vince a parte contro di noi, sono contento. Viva Bologna! Matte da sai cosa ti dico? Sei un caso più unico che raro. Sei un caso più unico che raro. Lo sentivo vent'anni fa, no? il tifoso Virtusino Fortitudino che diceva: No, però eh, se poi vince anche è sempre una squadra di Bologna. Lo sento sempre di meno col passare degli anni, ma la tua sportività va elogiata. Ci mancherebbe, ci mancherebbe altro. Però sei davvero un caso più unico che raro. Grazie mille Matte. Eh, mi è sembrato troppo libero nell'ultimo tiro Teodosic eh, scrive Paolo beh no Paolo insomma riusciamo, riusciamo ad andare a vedere a riprendere, a ripescare l'ultima azione del secondo derby per favore ragazzi di Supercoppa sì ci vuole tempo naturalmente casomai lo facciamo a rientro della pausa perché io non ricordo un Teodosic troppo libero c'è un difensore che se ricordo bene salta sulla sua finta di tiro eh, la rivediamo ma insomma Definire che quella può essere un'azione tra virgolette pilotata ragazzi, no, queste cose Paolo, credimi, sono al di fuori. Al di fuori, non... no, no, no. Lunedì, giochiamo ancora senza sponsor. Al momento, giochiamo senza primo sponsor. Il Bologna, Giugio, non ha rinnovato. E al momento, giochiamo senza, senza main sponsor. Ma ci sono tante squadre eh, che in serie anche nel corso degli ultimi anni lo hanno fatto. Non è assolutamente un dramma. Credo che però entro lunedì un abbinamento. Eh, da stampare sulle maglie dei giocatori del Bologna si riuscirà a trovare <ride> Da qui ragazzi adesso poi ci si scatenerà eh, ma dai il virtu Matte Virtusino ha scritto se la Fortitudo vince, tranne che nei derby sono contento e un Fortitudino adesso ci scrive da Fortitudino di cui invece che se la Virtus perde io godo, ma dai ragazzi no no, sportività sportività, sportività, pubblicità Eccoci qui, ultimi minuti dell'appuntamento odierno con Sport Live, ancora insieme a voi con sms e Whatsapp. Poi ve lo ricordo alle ore 16, quindi tra pochissimi minuti subito dopo la sigla eh, finale ci sarà la differita eh, il primo dei due passaggi del match vinto dalla Fortitudo a Cremona domenica per l'ultima giornata di Supercoppa alle 16 e alle 21 sono i due passaggi della differita odierna, alle 18.45 vi ricordo ancora che da ieri è tornato tutti i giorni da lunedì al sabato il classico appuntamento con il notiziario sportivo TRC Sport che avevamo interrotto esattamente sei mesi un giorno fa il 14 di marzo ancora messaggi l'importante è prendere torniamo al calcio un centravanti eh, che Miailovic vuole a tutti i costi tutti gli anni la solita storia dirigenti senza ambizioni io non credo che i dirigenti siano senza ambizioni è che in questo momento hanno un, un portafoglio da poter aprire in maniera parziale non come eh, avrebbero probabilmente voluto perché credetemi che se Walter Sabatini, Fenucci, Bigon, Di Vaio avessero la possibilità di prendere un campione lo prenderebbero eh, con le caratteristiche giuste da inserire nel contesto giusto di squadra eh, È che in questo momento Sinisa Mialovic anche ovviamente è che in questo momento non si può non si può perché chi decide dice ci fermiamo qua in un modo o nell'altro va rispettato a maggior ragione credo quest'anno io di De Silvestri sono felice ma mi sembra di aver letto che bisogna vendere eh, massimo rispetto per tutti, soprattutto a te che dai spogo ai miei deliri. Text: No, ma figurati, con tutti i messaggi che devo censurare o, o calibrare prima di leggerli, con te mh, non, è, non, non, non si fa neanche lo sforzo. Figuriamoci. Continua pure a scrivere i tuoi che non sono deliri. Text: anzi, grazie mille. Bisogna vendere, ma non necessariamente Orsolini o Tomiasu, bisogna anche effettuare operazioni in uscita. Ufficiale Sara Lascoli, portiere Sara Lascoli. Eh, ufficiale Santurro al Catania, ufficiale Falletti alla Ternano, ufficiale Falcinelli alla Stella Rossa. Eh, ma non sono queste, questi sono esuberi che anzi è necessario, assolutamente necessario, eh, piazzare per la prossima stagione. Nel momento in cui eh, non arrivasse nessuno e il 4 di ottobre venisse ceduto Tommaso, Orsolini o eh, un top player. Eh, del, di questo Bologna è chiaro che qualche interrogativo in più ce lo si potrebbe porre, ma al momento non mi sembra la strada che vuole intraprendere il Bologna. Probabile finale Milano-Bologna, ma anche per la Virtus battere l'Olimpia la vedo improbabile. Ci vuole un miracolo, cosa chiede Cristian, partita secca. Cristian, può succedere tutto: Milano finora ha fatto ottime cose, la Virtus ha, fatto, ha alternato cose buone a cose meno buone. Però, signori, parliamoci anche in maniera molto molto chiara. La Virtus ha vinto 5 delle 6 partite giocate in Supercoppa e ne ha persa una di due punti. Con un tiro allo scadere, quel famoso tiro che dicevamo prima della pausa di Teodosic. Eh, che se entra, la Virtus fa 6 su 6, eccola qua. Eh, il derby di lunedì scorso. Insomma, questa a qualcuno può sembrare un'azione calcolata. Cioè, insomma. Banks salta, poi Teodosi c'è bravo perché fa una finta di tiro da campione su quella ricezione. Poi arriva anche Dell'Osta a mettersi la manina. Guardate come seguono i giocatori da Fortitudo sui blocchi. Dai, insomma, che vedo che sia anche inutile parlarne, no? Cioè, sul, sul fatto che questa possa essere un'azione tra virgolette combinata, combinata mica, mica, tanto credetemi, ha maggior ragione in un derby. E ripeto, se questo tiro fosse entrato 6 su 6 della Virtus in Supercoppa. Quindi. Credo che in una gara secca tutto possa, tutto possa accadere, anche contro una Milano che in queste prime due settimane effettivamente è sembrata molto molto in palla. Nell'era saputo, torniamo al calcio. È la prima volta che ho la sensazione che sarà un campionato apatico. Manca la curiosità di vedere le novità, il giocatore che ti fa sognare. Spero di sbagliarmi, ma a Natale qualcuno sarà già in discussione. L'allenatore, scrive Gianni. Non lo so, Gianni. E... Allora, l'ultimo campionato è stato anomalo per tanti motivi, quello che abbiamo vissuto. E... Ed è chiaro che era difficile poter... Parlare di Sinisa Mihailovic o poter mettere in discussione Sinisa Mihailovic. Eh, Quest'anno le cose cambiano. Eh, è normale, ma credo che anche lo stesso Mihailovic ne, ne sia consapevole. E credo che lo stesso Mihailovic sia il primo ad essere eh, d'accordo sul fatto che ora si possa tornare serenamente anche a giudicare il suo operato da allenatore. Perché sull'uomo, eh, sulla sua forza interiore di riuscire a superare le difficoltà, abbiamo già avuto ampie prove e ampie garanzie. Adesso c'è un Bologna da far, da far rendere bene. E speriamo che non venga messo in discussione, sarebbe un brutto segnale, se le cose non dovessero andare capiterà a lui come, come capita a tutti, a tutti gli altri allenatori, senza più distinzione. Anch'io sono virtuosino e bolognista, sono un campanilista che tiene per tutte le squadre di Bologna in tutti gli sport. Per esempio Warriors, Warriors più che Doves, ma sempre Bologna. E grazie poi a Roberto per quello che scrivi, qui parliamo anche di football americano, ma insomma a Bologna abbiamo davvero tutto, eh, perché football americano, calcio, basket, baseball, giovedì parte la finale scudetto, Fortitudo San Marino, la riedizione della finale scudetto del 2019, quindi forza ragazzi, forza Lelefrignani, non sarà facile, perché comunque San Marino si sapeva dall'inizio di questo... Particolare campionato a sole 6 squadre che sarebbe stata la più insidiosa. però, insomma, forza, ragazzi. Poi ancora, le bon Questo supriaga, ci viene chiesto: <ride> eh, pare che sia bon, perché se vale più di 10 milioni di euro, pare che sia assolutamente un buon eh, giocatore. Impegnato questa sera. Impegnato questa sera l'ucraino nei preliminari di eh, Coppa Tedeschi. Seguivi già il basket ai tempi del Fernetonic? No, perché insomma. Ancora, cioè, sono nato nel 77, eh, era ancora un po' prestino per me. Ho iniziato a, nel, a seguire il basket nell'85, a 7 anni, no, 84, a 7 anni. Eh, ho iniziato a giocare, eh, ho iniziato, forse anche prima, forse anche a 6, però ricordo eh, i primi anni al, pala, al paladozza, la yoga da una parte e la granarolo dall'altra, eh, quindi sì, i primi anni sono stati, sono stati quelli. Sì, però vabbè, io lo leggo, ma, ma questo telespettatore mi vuole male. Tedeschi da tifoso della Fortitudo, come ricordo, meno piacevole, ma il più piacevole non me lo chiedete mai. Bene. La bomba da quattro quando a Monaco Sassi in semifinale prese da per terra la torcia, tirata in campo dai tifosi dell'F. Io non vorrei che chi mi manda questi messaggi lo facesse perché pensa che poi mi irrigidisco e non voglio rispondere. Sono serenissimo la torcia. Ma la torcia per un motivo. Perché poi finisce quella partita, anche la bomba da quattro mi ha dovuto portare fuori il carabiniere, ma non perché stessi facendo atti di teppismo, ma perché sono rimasto così due ore a guardare per aria e il carabiniere mi ha detto: scusi, stiamo chiudendo il palasport, potrebbe gentilmente accomodarsi. Quindi anche quello è stato un discreto trauma. Ma dopo la semifinale di Monaco, io arrivo in albergo, accendo il televisore e vedo il rigore di Blanc. E il Bologna viene cacciato fuori dalla semifinale di Coppa UEFA dall'Olympic Marsiglia. Quindi entrambi ricordi nefasti, ma ne ho avuti anche di carini. E se me li vuoi chiedere domani, ti, ti racconto, ti racconto e, ti spiego, e ti spiego anche quelli. Grazie mille per questo messaggio. E sono già le quattro. Peccato, io. Io a interagire con i telespettatori mi diverto neanche poco. Però vabbè, lo faremo e lo farò nuovamente da domani assieme a Rico Bonzanini che tornerà eh, regolarmente al suo posto alle ore 15 e 05. Quindi grazie a tutti voi per averci seguito, grazie a Ferdinando Vellier per la regia. Per chi vuole, per gli appassionati e non rimanete con noi ore 16. Tra un minuto Cremona Fortitudo di Supercoppa replicata alle ore 21 18.45 TRC Sport. Entreremo un po' più nel dettaglio della sfida tra Virtus e Sassari, semifinale della Supercoppa che si giocherà venerdì alle 20.45 alla Segafredo Arena e alle 19.30, come di consueto, la seconda edizione del nostro telegiornale, sempre in diretta. Grazie a tutti, buon proseguimento di giornata e a domani. Ciao. yeah baby hit the spot like summer and some dipping dots jackpot sound coming at you through a different slot you can try your luck but end up missing from a liver shot oh yeah oh baby it's my season straight up out the water i'm so well i'm artesian girl in my dm every time suspicion hit you ask about it she gon' to swear that guy she got amnesia even if she taking i might still come for her like my name was a i don't do no beating around the bush that's a double untundra bitch you wouldn't get it if you studied it for weekends i'ma put a